Il fine di tutti questi concetti così virtuali, così anche accattivanti da un punto di vista così, è sicuramente la qualità della vita del cittadino. Il mezzo è solo il mezzo, sono le tecnologie abilitanti. Noi come industria in questo momento ci mettiamo al servizio della comunità per rendere disponibili abilitanti. Non vorremmo quindi imporre quelli che sono i concetti smart a seconda delle tecnologie che noi oggi abbiamo in casa, ma vorremmo cercare di spiegarvi, e questo è un pochettino il senso del mio intervento, quelle che sono l'insieme di tutte queste tecnologie e quanto importanti siano, non solo quelle virtuali, che sono quelle diciamo un pochettino più visibili, quelle informatiche, quelle applicative, ma anche quelle un pochettino più industriali, quelle che probabilmente si vedono di meno in questi contesti. L'intervento chiaramente non parlerò di quelli che sono gli argomenti che poi verranno dibattuti durante il panel, che sono la banda larga, il cloud computing e l'open data e le smart communities, ma approfittavo di un altro elemento presente nell'agenda che non viene discusso oggi, ma che io ritengo comunque, ne approfitto anche di un tweet che è passato velocemente mentre voi parlavate. C'era un signore, una persona che in un tweet chiedeva: ma come mai non parliamo di tutti e sei gli elementi dell'agenda? Uno di questi sei elementi di cui non parliamo oggi è l'e-commerce. Io oggi parlerò di e-commerce. E parlerò di e-commerce perché? Perché credo che sia tra tutti forse il tema che mi aiuterà meglio a spiegarvi quello che potrebbe essere l'apporto da parte diciamo di un'azienda come la nostra in termini di tecnologie abilitanti per questi servizi. Il mio intervento nasce da un ricordo di qualche anno fa. Non mi occupavo di informatica, ero più diciamo nel settore industriale delle telecomunicazioni. Sentivo alla radio un intervento dell'allora amministratore delegato di Poste che spiegava quanto fosse sbagliato il sottovalutare certe diciamo, tecnologie pesanti come quella postale, dei pacchi, della distribuzione, della logistica, in un momento in cui tutti quanti parlavano di internet allora non si parlava ancora di cloud, perché sto parlando di qualche anno fa. Comunque era, non so se vi ricordate, il momento della new economy, tutti pensavano che si potesse risolvere tutto attraverso i computer. Siccome non è stato ancora, purtroppo, noi ci stiamo lavorando al teletrasporto, ma non ci siamo ancora arrivati, l'allora amministratore delegato appunto spiegava l'importanza di conciliare quelle che sono le tecnologie nuove, quelle informatiche, quelle diciamo di internet, con le tecnologie assolutamente tradizionali. Perché non so se vi rendete conto, è una cosa abbastanza banale, che il sistema logistico con cui vengono distribuite le merci, nel momento in cui si passa da un commercio tradizionale a un commercio di tipo elettronico, virtuale, cambia profondamente, ma non soltanto nelle quantità o nelle tipologie, ma proprio nella distribuzione, nella rete. Si passa da una distribuzione di tipo gerarchico verticale, per cui si va dal produttore ai vari distributori, poi fino al consumatore, a un rapporto peer to peer tra quello che è il produttore e quello che è il consumatore, uno a uno. Quindi c'è un'intensificazione notevolissima diciamo di questi rapporti. Perché vi sto raccontando questo? Per cercare di spiegarvi quanto siano importanti diciamo, in questo contesto, non solo quelle che noi definiamo le tecnologie virtuali, quindi l'informatica, le applicazioni, le telecomunicazioni e tutto quello che serve per, ma quanto siano assolutamente necessarie, sia assolutamente necessario integrare queste tecnologie con quelle per esempio legate alla sicurezza con cui queste transazioni avvengono. Nessuno di noi farebbe, diciamo, si applicherebbe o entrerebbe
in un contesto di come senza avere la garanzia che i propri soldi non fossero trattati, diciamo, nel modo corretto. E qui, scusate se faccio un po' di marketing rispetto a quelli che sono i contenuti presenti, le tecnologie presenti nella nostra azienda, stiamo parlando di cyber security applicate alla problematica dell'antifrode, dove noi come Selex Elsa rappresentiamo probabilmente un punto di riferimento. Pochi genovesi probabilmente lo sanno, lo hanno percepito, non soltanto a livello nazionale, ma io direi a livello europeo. Un'altra questione, come spiegavo prima, che è intrinsecamente legata all'e-commerce è l'aspetto logistico. Il vero boom del commercio elettronico si avrà soltanto quando saranno veramente ottimizzati anche tutti i sistemi di trasporto e logistica delle merci, che transitano, come ne sappiamo, nel mercato globale tra Oriente e Occidente. Quindi un boom vero e proprio dell'e-commerce non potrà avvenire, non potrà che aumentare in maniera esponenziale il traffico di pacchi negli hub logistici, secondo quella che sarà un rapporto veramente uno a uno, quindi un'intensificazione dei rapporti che dovrà per forza di cose prevedere una mutazione significativa delle tecnologie che oggi vengono utilizzate, diciamo, per queste applicazioni. Selex Elsag, quindi sapete che ci occupiamo di informatica, sapete che ci occupiamo di telecomunicazioni, sia civili che militari, sapete che ci occupiamo di cyber security, che abbiamo appena detto è un'altra componente fondamentale, diciamo, di queste smart application. Bene, noi proprio in questi giorni, siamo molto orgogliosi di dirlo, siamo impegnati a terminare il sistema di smittamento pacchi di uno dei maggiori hub logistici in Europa. Stiamo parlando di un sistema che è in grado di smistare 20.000 oggetti all'ora verso più di 100 destinazioni. Abbiamo investito, quindi torno anche a un concetto di investimento, di ricerca e sviluppo, per migliorare, quindi stiamo investendo i nostri soldi per migliorare ancora di più queste prestazioni. Abbiamo recentemente ricevuto un premio innovazione di Finmeccanica per un sistema che è in grado di raddoppiare il numero di questi oggetti che siamo in grado di gestire. Cito, l'ha già fatto Paolo Gettino precedentemente, con il Comune, con l'Università, abbiamo avviato il progetto di siti logistici, il City Logistics denominato Silos, che vuol dire Servizi Innovativi Logistica Smart City, cioè siamo fortemente impegnati anche nel fisico, non soltanto nel virtuale. Questa breve carrellata di realizzazione di progetti vuole significare? Quella che è, diciamo, forse la caratteristica più importante dell'azienda che io rappresento, cioè di Selex Elsa, che è la capacità di saper rispondere all'automazione completa dei processi del cliente grazie alla capacità di operare contemporaneamente su entrambi i piani, quello fisico e quello virtuale. Questa integrazione di competenze e di capacità io ritengo che sia unica. È un asset industriale unico, che è un asset prima di questa città e di questa nazione. Quindi l'unione del piano fisico, che deriva dall'anima più industriale dell'azienda, che poi è quella dell'elettronica, dell'elettromeccanica, delle telecomunicazioni, si unisce a quella più virtuale, che deriva dall'anima più informatica dell'azienda. Questo è il senso di questa nuova azienda, Selex Elsag. E questo è, diciamo, la capacità praticamente unica a livello nazionale che noi mettiamo a disposizione, nella logica che ho detto all'inizio del mio intervento, che noi siamo un mezzo. Come tecnologie abilitanti rappresentiamo il mezzo e non il fine, perché il fine ultimo è quello di rendere la vita più semplice ai nostri cittadini. Io non vi tedio ulteriormente con il mio intervento e a questo punto direi che possiamo partire con l'apertura del panel.